amici, oggi sono a Ottoviano per la quarta prova del trofeo Derapage Vent, grazie a Polini e a Vent. E allora, prima di salire in sella e di provare a fare il tempo, cerchiamo di capire quanti anni bisogna avere, quanto costa e con quale moto si può partecipare al trofeo. Si può partecipare con tutte le moto HM di vecchia generazione, tutte le Vent che stiamo vendendo in questo momento. Oppure acquistare direttamente la moto da noi a 5.000 euro. Pronto gara. Però c'è anche la formula, un po' quella che sto utilizzando io, che non ho nulla, mi presento con la tuta, mi dai la moto, io mi faccio il weekend di gara. Se un ragazzo vuole partecipare può venire a affittare la moto per un weekend, trovarsi tutto pronto dalla benzina all'assistenza e pensare solo a correre. Insieme poi anche all'Academy che Verde Rosa fa il sabato pomeriggio. Per poter partecipare al trofeo saranno 10 anni. Dei 10 anni e liberi. E poi potete anche vecchietti come me, esatto. Quindi qualsiasi età, il consiglio: compratemi una moto, potete anche noleggiarla, loro fanno dei pacchetti personalizzati, quindi dipende cosa volete. Si può andare fortissimo nonostante la piccola cilindrata, perché comunque è un 80, giusto Polini? Un cinquantino trasformato 80 con un kit Polini. E poi ricordatevi che col due tempi si impara a guidare, perché bisogna farla scorrere, bisogna insomma avere un po' di malizia. Adesso andiamo a provarla e ci vediamo in pista. Ciao, a dopo. Stiamo per entrare con il grandissimo Max Verde Rosa, davvero? Yes! Eccolo qua, istruttore d'esperienza, grande, entriamo! Ospite d'eccezione e anche istruttore d'eccezione, Max Verde Rosa, super campione, che tra l'altro ha sviluppato la Vent, quindi la moto la conosci benissimo. E raccontaci un po' come si gira Ottoviano con la Vent, ma in generale con un motard, perché tanto a lui c'è da imparare su ogni fronte. Vai Max! È un motorino come il Vent che è veramente, per quello che è, molto performante, è comunque più difficoltoso rispetto a una 450. Innanzitutto bisogna privilegiare le percorrenze, quindi cercare di farlo scorrere nel migliore dei modi, non cercare di piegare troppo, quindi bisogna favorire delle linee dove ci consentono di stare più dritti possibili, quindi usare molto il peso del corpo per mantenere la moto più dritta possibile e raccordare molto questa parte iniziale della prima curva a destra. E dopo la curva a destra, nel cambio di direzione, bisognerebbe cercare di far meno metri possibili, quindi cercare di andare verso il cordolo, non riallargarsi, e successivamente quindi cercare subito un punto di riferimento per la staccata, quindi andare a cercare la corda esterna, raggiare una linea, insomma anche lì cercare di fare sempre meno metri possibile, andare a sfiorare il cordolo interno e preparare la curva successiva. E muovendoci velocemente rischiamo di alleggerire questo carico delle gomme a terra e potrebbe in alcuni casi anche insomma perdere aderenza. Limitare il movimento, quindi essere più morbidi, più fluidi e fare movimenti anche precisi, questo incide molto sia sulla sicurezza ma soprattutto sull'aderenza delle ruote. Ok, poi quindi si è arrivati sul curvone, quello sinistra-sinistra, giusto? Esatto. Anche qui cercare di allargarsi il più possibile di modo che possiamo lasciar scorrere la moto più velocemente, cercare di sfruttare tutta la pista. Come hai detto di cercare di raccordare. Esatto, anziché andare a cercare l'esterno della curva, sì, è preferibile allargare un pochino di più la curva iniziale, quindi sì, questa fase, di modo che ci consente di rimanere più centrali in questa curva. E anziché trovarci a destra e fare due curve per ritornare qui, ne faremo solo una, evitiamo il sinistra. Okay. Perché noi già siamo a sinistra. Qua mi hai consigliato anche di pizzicare un po' il freno posteriore. Esatto, una piccola malizia se posso suggerire, okay, non è facile, però nel momento in cui si passa dalla parte, diciamo, tra la salita e il piano, un piccolo colpettino col freno posteriore ci consente di dare stabilità alla moto. Automaticamente la moto tenderà ad andare verso destra, quindi senza sforzi abbiamo la moto ferma che non perde aderenza e in più ci va a destra da sola. Ok, poi il rettilineo è qua un altro punto bastardo, esatto, tra virgolette. Sì, questo è molto tecnico ed è, se fatto bene, anche un punto di sorpasso. Esatto. In questo caso a livello visivo è difficile da vedere, perché bisognerebbe anticipare la curva. Dobbiamo tenere d'occhio il cordolo interno. È praticamente il principio di come cominciare a curvare.
visivamente dà fastidio perché ci sembrerà quasi di andare del prato, invece poi ci troveremo che la curva l'hai già fatta all'inizio della curva, cioè chiaro, all'inizio del corridoio tu hai già la moto girata. Qui tu stai un po' più largo o abbiamo detto un po' più al centro, visto che era una piccola cilindrata? Esatto, no, centro quasi esterno, okay, quasi un fuori traiettoria. Come, un po' come la curva. Esatto, un po' come quell'altra. Marce, tu vai a orecchio, tanto la sì, sesta qua si usa. Boh. Allora, dopo il traguardo per un attimo la si può anche mettere, proprio per dare l'ultimo lancio così, ma appena dopo bisogna subito ritirarla giù. Okay. È preferibile mantenere sempre il motore su di giri. E poi qui arrivi subito al cordolo o ritardi? E allora qui scalo delle marce per tenere il motore su di giri e usare un po' l'inerzia per entrare in curva. Okay. Non sono con il gas in tiro, aspetto un attimo, e penso appena metà dopo curva inizio a dare gas, non tutto, piano piano punto appena in modo che sento la moto che spinge. Supera, tanto non abbiamo molta certo, potenza, apro tutto e comincio a lasciarla andare verso l'esterno. Anche qui vado sul cordolo, a volte anche appena fuori. Perfetto, poi rettilineone lungo, metto tutte le marce, arrivo all'altra curva un po' balorda. Ecco, questa è una curva che inganna parecchio, viene da fare una staccata. In verità non è una vera e propria staccata questa, è una, bisogna decelerare, scalare una marcia a due e poi usarla come fosse un curvone lungo, e non, però non fare una staccata violenta. Bisogna dire che questo 2050 centro curva comunque non è inferiore a una moto 450, anzi forse per un attimo è anche più veloce, perché come con tutte le piccole cilindrate bisogna entrare fortissimo e quindi alla fine e quindi adesso noi rientriamo perché secondo me ci divertiamo più noi di lui a girare alle sue spalle, quindi adesso entriamo che ci fa vedere un po' di traiettorie e andiamo a vedere come si gira autobiano. Ciao!